Buonasera ragazzi, sorteggi Champions League appena finiti. Mi è venuto un brivido a un certo punto quando c'era la possibilità di beccare Barcellona, perché sarebbe stato veramente il colmo beccarlo per la quarta volta, o qui, no, quarta volta forse, nel giro di pochi anni. Fatto sta che comunque becchiamo una spagnola. Però, partiamo per ordine, anzitutto iscrivetevi al canale perché sarebbe per me molto gradito, vorrei arrivare a 2800 iscritti. Chiedo troppo? Forse sì, ma sarebbe molto carino. Quindi, andiamo per ordine. Girone A, Bayern Monaco, Manchester United, Copenaghen, Galatasaray. Praticamente si lotta per l'Europa League tra Copenaghen e Galatasaray, ma non è neanche detto che questo United sembra un po' sbarazzino. Bayern Monaco credo che non dovrebbero avere problemi. Girone B, Siviglia, Arsenal, PSV, Eindhoven, Lens, quindi un girone molto equilibrato. Chissà se Siviglia lotterà per arrivare terzo in Europa League, così almeno si fa la sua ottava Europa League di fila. Girone C, ecco qua andiamo con il Napoli che affronterà il Real Madrid. Napoli un po' di sfortuna, Real Madrid quasi sempre in prima fascia, si è trovato in seconda fascia. Sporting Braga e Union Berlino, quindi insomma un girone che a parte il Real Madrid, ma per il Napoli molto abbordabile. Saltiamo l'Inter, andiamo al girone E. Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio, Celtic Glasgow, quindi la Lazio che tutto sommato, a parte la trasferta di Glasgow che è sempre difficile col Celtic, ecco Feyenoord comunque non è ben sotto gamba, Atletico Madrid è abbastanza tosto, quindi dovrà impegnarsi più del dovuto, ma non troppo. Girone F, PSG, Borussia Dortmund, Milan, Newcastle. Milan ha beccato proprio, è quello più difficile, perché comunque PSG, Borussia sono toste, già lo sappiamo. Newcastle, sebbene è da anni, Roma, non so se l'anno scorso si è squalificato, non mi ricordo, andrà ad affrontare gli ex, il nuovo ex Tonali e Donnarumma nel PSG, quindi sarà proprio chissà che l'accoglienza. Girone G, Manchester City, praticamente già agli ottavi di finale, Lipsia, Stella Rossa, Belgrado, Young Boys, praticamente una passeggiata. Possiamo tener conto di un punteggio pieno, 18 punti? Secondo me sì. Girone H, Barcellona, Porto, Shakhtar Donetsk, Anversa, quindi anche Barcellona di per sé ottavi in tasca. Per la nostra Inter invece, Benfica in prima fascia, quindi Benfica insieme al Feyenoord erano tra le più abbordabili in prima fascia. Io temevo il City, temevo il Bayern Monaco, temevo il Barcellona. Fortunatamente stavolta di nuovo Benfica, perché l'abbiamo già affrontato la scorsa stagione agli ottavi, quarti, non mi ricordo manco più, no, forse ai quarti. Però va bene, va bene. Salisburgo e Real Sociedad. Salisburgo, tra l'altro, l'ha affrontato giusto nel precampionato. Non è chissà che squadrone, ma comunque bisogna stare molto attenti. Sappiamo che con l'Inter puoi mai sapere. E poi la spagnola di turno, stavolta Real Sociedad. Vabbè, la meno peggio, perché io tengo conto dalla qualificazione arrivata dopo anni, grazie a Spalletti, nel primo anno subito Barcellona. Abbiamo fatto, mi sembra, Barcellona, Barcellona, Real Madrid, no, non mi ricordo se Real Madrid 2 volte consecutive, poi Barcellona, se non ricordo male, Barcellona, Barcellona, Real Madrid, Barcellona, no, Real Madrid 2 volte, Barcellona, adesso Real Sociedad, quindi un'altra spagnola, ma spagnola erano 5, quindi diciamo che nella statistica, nell'alta statistica, per il genere dei grandi numeri, potevi beccarlo, però se beccavo di nuovo Barcellona, veramente da inchiesta, perché veramente, cioè, comunque. Al di là di quello, agli ottavi ci possiamo arrivare assolutamente, non dico con assoluta semplicità, però rispetto agli scorsi anni, agli anni recenti, possiamo sudare di meno. L'anno scorso ci davamo per sfacciati, perché avevamo Bayern Monaco e Barcellona, già la prima sconfitta con Bayern Monaco 2-0, boh, qua in Europa League se va bene. In realtà poi siamo arrivati in finale, quindi sappiamo che la Champions League è una competizione impossibile da prevedere, da indovinare la vincitrice in certi casi, però comunque ormai siamo in Champions League da diversi anni consecutivi,
abbiamo la giusta esperienza, possiamo assolutamente passare il turno con almeno una giornata d'anticipo. Io già sono ottimista, già sono ottimista, perciò vediamo un po' come andrà. Non so che affronteremo come prima, vabbè, ma poco cambia, insomma, vanno affrontate tutte. E turni nel turno appunto settimanale, infrasettimanale, quindi insomma, mi sembra, se non dico cavolate, la prima giornata dopo il derby che avverrà il 16 settembre, quindi può essere possibile che giocheremo il martedì, visto che giochiamo sabato con Milan alle 6, però comunque giorno più, giorno meno, vediamo un po' cosa ci offrirà la nostra Inter, ormai di esperienza, abbiamo giocato anche giocatori di esperienza, Lautaro ormai da anni che gioca in Champions, quindi già sono tutti esperti, De Vrij, lo stesso Darmian, Di Marco anche, comunque poi adesso abbiamo Sommer, Pavard, insomma, gente che anche un po' Thuram, insomma, l'esperienza c'è, quindi sicuramente dobbiamo dare il massimo a prescindere, perché mai prendere le partite sotto gamba, e assolutamente arrivare agli ottavi, perché comunque ormai come ogni anno è diventato l'obiettivo minimo. Poi dagli ottavi, che se ne parla poi a febbraio, ci penseremo. Comunque, una cosa alla volta. Sorteggio è andato relativamente bene, quindi non possiamo essere assolutamente arrabbiati per la sfortuna che sia, ma comunque concentrati, mi raccomando, non prendiamo troppo sotto gamba. È solo quello che mi auguro di qualificarmi con calma per una volta, un anno ogni tanto. Beh, l'anno scorso si è qualificato addirittura più o meno con calma, quest'anno ancora con più calma possibilmente, grazie. Comunque ragazzi, sempre forza Inter. Iscrivetevi al canale, noi ci vediamo presto con il prossimo aggiornamento di calciomercato. Vediamo un po' chi sarà l'altro nuovo acquisto dell'Inter. Si parla di Maxi Lopez, Ndombele, di dar via Slani, di dar via Agumè. Non si parla di Sensi, una possibile cessione, ma staremo comunque a vedere. Se vi è portato Inter, iscrivetevi al canale, ci vediamo prossimamente. E mi raccomando, c'è Road to Inter Fiorentina e il gameplay previsto per sabato sera. Ciao!